Salve a tutti, sono Simona Bellone di Millesimo in provincia di Savona, presidente dell'Associazione Culturale Cartave di Millesimo. Vi presento la lettura dei componimenti scelti partecipanti al concorso Cartave delle Arti 2018. A voi l'ascolto e mi raccomando votate perché i migliori saranno premiati con il Festival Artino Web il 23 settembre, domenica, alle 15.30 nella sala consiliare del Comune di Millesimo. Grazie per l'ascolto e votate, mi raccomando. Racconto di Giuseppe Mara di Asti. E che sia benedetta. Le vecchie foto a volte ti fanno intravedere un viaggio all'indietro, come se tornassi bambino per poter rivivere certi momenti forti, significativi, che stimolano sentimenti ed emozioni, vecchie e nuove, e ti danno il coraggio di proseguire per il tuo cammino e ti fanno amare la vita più che mai. Quando per anni sei preso dal vortice della routine, fai per abitudine sempre le stesse cose, alzarsi la mattina presto, fare colazione, correre in ufficio e poi il lavoro, la pausa mensa, ancora lavoro, poi corri a fare le solite commissioni, vai a casa, ceni, quattro parole con la moglie e i figli e poi crolli sul divano. Alla domenica prendi giusto un po' di fiato, giusto il tempo di chiederti cosa davvero stai facendo di importante. Così sono passati anni, parecchi, senza guardarti indietro, cominciando a chiederti quando andrai in pensione. Ma per fortuna oggi, cercando delle ricevute di pagamento, mi scivola in mano una vecchia cartellina che un po' di tempo fa mia madre mi ha regalato. Ah, già, questa, dico fra me, e poi quasi distinto mi siedo sul divano, apro delicatamente la cartellina e ne traggo un pacco di vecchie foto accatastate. Aguzzo la vista subito e riconosco nella prima il bianco e nero un neonato, un po' fotello di bimbo con la maglietta di lana e il viso innocente. Sì, sono io, proprio io. Lo so perché per anni una copia più grande della stessa foto era posta in una cornice sul comò della camera da letto dei miei genitori, ora sostituita da quella del gruppo dei nipotini. Eccomi com'era pochi giorni dalla nascita, ignaro di cosa mi sarebbe aspettato nella vita, ignaro di come girava il mondo, con i pochi pensieri che riguardavano il mangiare, il dormire, bella età. Ma eccomi di nuovo nella seconda foto, già grandicello al mare col mio fratellino in spiaggia, mano nella mano, con il cappellino rosso da marinaio e il costume di panno. La foto è a colori sbiaditi, dietro si vedono altri bagnanti, le donne con i costumi interi, gli uomini con i basettoni, gli ombrelloni sono multicolore. I volti sono di chi ha sudato un anno e finalmente cerca di godersi un po' di vacanza, forse sono le prime. I giochi in spiaggia sono pochi. Anche se ho fatto la mia parte, sento che posso ancora dirti come per me eri importante.